Salari bassi e tasse alte. L'Italia che emerge dall'analisi del segretario della CISL, Raffaele Bonanni, è un paese dove il lavoro viene trattato alla stregua di un bene superfluo, cioè poco pagato e ipertassato. L'Italia, vista dalla CISL, è poco rispettosa del parere dei lavoratori, è dirigista, usa poco la concertazione come metodo per condividere le decisioni chiave, quelle che determinano l'assetto della società e dell'economia del bel paese. Secondo Bonanni, a rubare il futuro del nostro paese è la cultura dello scaricabarile. Si pretende senza essere disposti a concedere nulla, ma lì dove esistono diritti ci sono anche doveri, quindi stop a blocchi, ostruzioni e veti che ci impediscono di crescere e modernizzare. E via libera uno shock fiscale, un consistente taglio delle tasse per i redditi medio-bassi. Ma oggi a fare una fotografia dell'Italia c'era anche la Confcommercio, che parla di burocrazia ipertrofica che uccide le imprese, di banche inefficienti che non prestano i soldi come dovrebbero e di famiglie sempre più povere che non comprano più perché i loro redditi calano ormai ininterrottamente da 5 anni. Un paese dove i giovani soffrono perché non trovano lavoro, hanno un'educazione sempre più scadente e vedono una prospettiva solo nell'emigrare all'estero.